Grazie Presidente per portare in aula un fatto gravissimo avvenuto in questi giorni, la brutale aggressione di 4 agenti della polizia penitenziaria aggrediti nella casa di reclusione di Noto, tutti e 4 immediatamente ricoverati, uno l'ispettore Luigi Santa Croce a cui va la solidarietà senza se e senza ma di Fratelli d'Italia, ha riportato la peggio, oltre a trauma cranico, oltre a Felice Lazzaro contuse, ha riportato la frattura di 5 costole, alcune delle quali fratture scomposte. È stato un pestaggio brutale, uno delle più gravi delle tante, i tanti pestaggi ai danni degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria che Fratelli d'Italia denuncia sempre. Vedi, ho depositato decine e decine di interrogazioni nel più imbarazzante, assordante, indegno, impudico, spudorato silenzio del Ministro del Grazia e Giustizia, Ministro che trova il tempo per costituirsi parte civile contro quegli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno riportato la legalità nel carcere durante le sommosse, Ministro che non trova il tempo per rispondere alle interrogazioni sulle aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria. La ringrazio e concludo. Taser domani mattina anche per loro, protocollo antisommossa, grazie, anche per loro, grazie. Per difendere la polizia deputato penitenziaria. Rizzetto, prego.